Nell'aula magna dell'Istituto Alberghiero Ansel Keys di Castelnuovo Cilento è stato presentato il progetto Martina, parliamo ai giovani dei tumori, lezioni contro il silenzio, organizzato dai Lions Clubs di Capaccio Pestum. Nelle scuole non so bene perché si fa poca educazione civica e i temi che riguardano la salute non vengono trattati a sufficienza, ha esordito il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida. Non è colpa dei docenti né dei dirigenti, ma è così, mi sembra. I ragazzi, prosegue il primo cittadino, vengono lasciati soli con se stessi e non sanno nulla, per esempio, dell'AIDS, del rischio del fumo e della prevenzione oncologica. Ben vengano dunque i progetti come quello Martina, organizzato dai Lions di Capaccio, che aiutano i nostri giovani, conclude Lamaida, ad avere più consapevolezza del dono della salute e della vita. Però la conoscenza poi è quella che ci rende grandi, che ci rende forti, ci rende in grado di prendere anche delle decisioni con consapevolezza. È chiaro che se io dico a voi queste cose in questo momento, non mi aspetto che ne abbiate una percezione, concreta. Però vi posso dire che quando è capitato a me prendere delle decisioni e non avevo 50 anni sicuramente, non ero neanche un adolescente, ma insomma intanto le ho potute fare e le ho fatte perché, responsabilmente avevo affrontato delle situazioni, le avevo conosciute e ho deciso per quello che potevo fare con la conoscenza che avevo, perché mi ero data la possibilità e mi avevano dato la possibilità e il tempo di conoscere quelle che sono realtà, ripeto, che uno spera sempre che non si comprendano, che però fanno parte di un quotidiano. Quindi ringraziamo sempre coloro che ci danno la possibilità di imparare, di discutere, di avere delle risposte a delle nostre domande. Ringraziamo il sindaco come sempre perché ancora una volta ha trovato il tempo di essere presente nella nostra comunità, che è una comunità perché pensa, lavora, costruisce, agisce nel territorio.